Alcuni mesi fa abbiamo ricordato la Pignone, a 60 anni dalla sua grande crisi del 53, da cui il lavoro e i lavoratori uscirono vincenti grazie all'intervento poderoso di tutta la città, del sindacato e dell'allora sindaco di Firenze, Giorgio La Pira. A quel primo incontro, fatto di memorie, anche fotografiche, adesso segue questo appuntamento dal titolo decisamente contemporaneo, Pignone 53, il ruolo pubblico in economia nel contesto della globalizzazione e delle strategie di uscita dalla crisi finanziaria. Qui invitati dalla CGL Toscana, Fiorentina e dalla FIOM CGL Firenze, Fondazione di Vittorio e Fondazione La Pira, sono convenuti prestigiosi protagonisti europei ed americani. La centenaria esperienza della nuova Pignone, della Pignone 53, insegna che ancora l'intervento pubblico è necessario. Sì, spesso si tende a cancellare la storia e la memoria, invece, come abbiamo fatto per questa iniziativa, partendo dalla storia centenaria del Pignone, anche con il convegno di oggi, vogliamo dimostrare che un intervento pubblico nell'economia, un intervento giusto, un intervento che dia prospettive per il futuro, non solo è utile, ma in questa situazione di crisi è assolutamente necessario. La Pignone del 53 viveva in un paese, in una situazione socialmente migliore di quella presente? Non credo, anche a quel tempo c'erano difficoltà e la minaccia che incombeva su questa grande fabbrica fiorentina ne fu dimostrazione. I tempi buoni e il boom economico venne una decina d'anni dopo, in realtà. Quindi ancora oggi si può dire che la solidarietà e l'aiuto pubblico siano indispensabili. Ma noi siamo fortemente convinti che la cooperazione, la collaborazione fra industria e il ruolo pubblico porti a realtà vincenti per l'industria stessa, per le istituzioni e in particolare per il territorio dove queste poi sinergie si sviluppano. A proposito del ruolo pubblico in economia, pare che siano tutti d'accordo, siate tutti d'accordo sull'emergenza e sull'urgenza di investimenti pubblici per far sì che si sostengano scelte produttive private. Allora, in una crisi come questa e con una caduta degli investimenti di questa dimensione è evidente che il tema delle risorse è un tema fondamentale. Noi pensiamo che in una fase come questa il pubblico non possa sottrarsi a giocare un ruolo e proviamo a mettere in relazione le migliori esperienze del mondo, quella tedesca, quella statunitense, quella francese, quello che sta accadendo in Italia. E d'altra parte, se vogliamo provare a uscire dalla stretta nella quale sono costrette le nuove generazioni con le politiche che hanno sostanzialmente tagliato la possibilità di crescita, dobbiamo immaginare un intervento pubblico a tutto campo. Capacità di proposta e solidarietà sono dei valori ancora in vigore o fanno parte soltanto di quell'esperienza Pignone 1953? Ma questo è l'interrogativo che ci siamo posti. Nel 1953 una comunità virtuosa fatta di lavoratori determinati che difesero il loro posto di lavoro, di una città che si seppe stringere intorno a quella battaglia, di una classe politica lungimirante, ricordo il ruolo che ebbe il sindaco, non solo riuscì a difendere ciò che c'era, ma riuscì a dare una prospettiva che oggi parla al mondo, perché oggi il Pignone parla al mondo con i suoi prodotti, le sue eccellenze e con la sua capacità di relazione con tante realtà lontane da noi che vivono di questa tecnologia. Un'esperienza quindi che si può ripetere? Assolutamente sì. Nelle relazioni di stamani ci sono i principali stakeholder di questi paesi. Questo accade in tante circostanze fuori da noi, noi pensiamo debba tornare ad accadere anche in Italia. O l'Unione Europea cambia passo, o oltre a esserci un drammatico problema di crisi economica, c'è un grande problema democratico. E credo che esattamente da lì bisogna partire. Perché se no non si capisce cosa è successo. E se no non si capisce che le soluzioni alla crisi possono essere quelle che sono state usate dalla Commissione europea, perché allora una formula vale l'altra, perché è indifferente rispetto a quello che accade nella società, nei contesti del lavoro e nei contesti dei paesi. Io credo che se noi avessimo detto a uno dei firmatari del Manifesto per l'Europa, penso a Altiero Spinelli o ad altri, a Ventotene,
l'Europa sarà quella che farà chiudere la televisione pubblica in un paese della comunità, ci avrebbe chiamato il 118 e fatto un trattamento sanitario obbligatorio, perché come dire, è esattamente l'opposto dell'idea che c'era di una grande comunità che era innanzitutto una comunità politica, economica e sociale. Oggi è una comunità, come dire, rigorista, dove il rigore peraltro è distribuito in modalità diverse a seconda dei paesi che ne sono oggetto, perché credo che prima o poi bisognerebbe ragionare, se si vuole uscire dalla politica del rigore, anche di che cosa facciamo in futuro. Non so se è un, come dire, un buongiorno il fatto che adesso si riparta dal piano dell'acciaio, ma voglio interpretarla così, cioè voglio interpretarla come il fatto che l'Europa riscopre che in realtà ha costruito la sua unità di intenti e la sua prospettiva industriale quando ha cominciato a occuparsi seriamente del grande tessuto industriale dell'Europa. Oggi le miniere non sono più così rilevanti, neanche in Belgio, non solo nel resto d'Europa, ma l'acciaio resta una grande sfida, non solo perché è rilevante nell'economia, ma perché è una delle sfide dei rapporti col resto del mondo. Se devo dire, il piano sull'acciaio c'ha un paio di difetti. Ben venga che ci sia, però bisogna che ci mettiamo d'accordo su alcune cose. Ovviamente parto dalle grandi vicende dell'acciaio del nostro paese. Come si definisce qual è la concentrazione di produzione di acciaio in Europa? Lo si definisce nella media dei paesi europei o lo si definisce nei confronti dei colossi mondiali? Perché noi siamo impegnati in un'avvertenza che è quella di Terni, in cui in ragione dell'antitrust europeo lo stabilimento viene messo in vendita, ma il proprietario finlandese di Terni e nonché di altri stabilimenti è un nanerottolo rispetto alle grandi concentrazioni del mondo. Però per l'Europa vale la logica dell'antitrust all'interno, e quindi noi stiamo ammazzando l'idea di un'industria europea in grado di competere col resto del mondo. Non per pigliarmela sempre con i soliti noti, ma in Italia ci tocca, se poi, come dire, la Commissione europea ritarda la chiusura delle procedure per l'Italia perché nel frattempo le produzioni vanno in Germania, mi viene anche qualche altro dubbio, e mi viene anche il dubbio che, come dire, bisogna ricostruire un governo europeo rispetto alle scelte che si fanno sugli assetti industriali.